abbracciano ancora per voi i Suburban Grill. Oggi insieme a voi vogliamo sperimentare la cottura di una fiorentina di chianina da 1,5 kg e lo faremo tramite una tecnica molto particolare che prende il nome di reverse searing. La tecnica del reverse searing o cottura inversa consiste nel fare una precottura a bassissima temperatura per poi completare sulla brace ardente. Noi per la prima fase utilizzeremo il nostro forno elettrico di casa per raggiungere i 48 gradi al cuore. Questa tecnica consente di avere una morbidezza elevatissima a qualsiasi stato di cottura. Infatti, dato l'elevato spessore della fiorentina, con una tecnica tradizionale rischieremmo di avere una carne bruciata all'esterno e cruda dentro, o addirittura troppo dura per l'elevata permanenza sulla brace. Ed è proprio quello che non vogliamo avere. A questo esperimento parteciperanno tre partners d'eccellenza. Diamo il benvenuto a VeniQ con le sue spezie, in particolare con il suo rub Magic Dust. Salutiamo Magnus con le sue salse gourmet e infine abbineremo a questo saporito piatto un importante vino rosso della tenuta Setten. Beh, siamo pronti ad iniziare la preparazione. Buona visione! Oggi sperimentiamo la regina delle carni, la fiorentina. Ne prendiamo una di razza chianina di circa 1,5 kg e vogliamo provare a cucinarla con la tecnica del reverse searing. Innanzitutto la tamponiamo con della carta per asciugare tutti i liquidi di condensa presenti. Questo è importantissimo perché per la cottura che faremo abbiamo necessità di ridurre il più possibile l'umidità. Nebulizziamo dell'olio extravergine di oliva e massaggiamo per bene tutta la carne. L'olio farà da conduttore di calore dall'esterno all'interno della fiorentina e quindi lo cospargiamo per bene su entrambi i lati. Il nostro nuovo partner VeniQ ci fa provare il suo Magic Dust, il rub universale. Per la sua miscela di spezie del tutto naturali, è un rub che si adatta a qualsiasi preparazione. E quindi grazie al comodo dosatore lo distribuiamo su tutta la carne. Massaggiamo con mano in modo da far aderire per bene le spezie. La marinatura a secco ci consentirà, oltre ad insaporire la carne, ad assorbire l'umidità residua. L'assenza di umidità è la condizione fondamentale per ottenere la famosa reazione di Maillard, ovvero la crosta scura e saporita che cerchiamo sempre di raggiungere. Completata la marinatura, lasciamo riposare la fiorentina in frigo almeno per 8 ore. Dopo aver riposato, possiamo passare alla prima fase della nostra cottura, ma prima inseriamo la nostra sonda. Infatti dobbiamo controllare la temperatura della carne perché il primo obiettivo è raggiungere i 48 gradi al cuore e lo faremo tramite il nostro forno elettrico di casa. Lo impostiamo a 60 gradi ventilato e attendiamo. Dopo circa 3 ore il termometro ci segnala che abbiamo raggiunto il primo obiettivo e possiamo quindi passare alla fase successiva. La reverse searing, infatti, è proprio una cottura inversa. Prima una precottura a bassa temperatura e successivamente si completa sulla brace ardente. Abbiamo già preparato il nostro barbecue urbano con una brace intensa e forte. Possiamo quindi completare la cottura direttamente sulla griglia. Ci vorrà poco tempo, quindi inseriamo la bistecca e facciamo attenzione. Dopo un minuto ruotiamo la fiorentina di 90 gradi. Questo ci consentirà di ottenere la classica segnatura a rete. Attendiamo un altro minuto e la ruotiamo sull'altra faccia.
Come vedete, questa fase prevede una cottura di 2 minuti per lato, intervallata da una rotazione di 90 gradi ogni minuto. La temperatura ideale sarebbe 54-55 gradi, ma noi vogliamo raggiungere un 2 gradi in più proprio per dimostrare che con questa tecnica la carne rimane sempre morbida. Appena tolta dalla brace, aggiungiamo delle gemme di sale Maldon. Infatti l'alta temperatura ci consentirà di scioglierle totalmente. Prima di tagliarla la facciamo riposare 15 minuti, in modo che i liquidi si ridistribuiscono nelle fibre. Nel frattempo rimuoviamo la nostra sonda. A questo punto non vediamo l'ora di osservare cosa abbiamo ottenuto e soprattutto di assaggiarlo. Iniziamo ad affettare, ma subito ci accorgiamo che il nostro coltello entra nella carne come se fosse burro. È sorprendente quanto sia morbida, sugosa e profumata. Si taglia facilmente sia a favore che contro fibra, e questo è perfetto per avere la forma ideale dei bocconi. Guardando la sezione, il colore è rosa vivo ma non sanguinolento. Ma soprattutto è estremamente uniforme, dall'esterno fino al cuore della bistecca. E questo è segno di una perfetta cottura. La faccia esterna si presenta lievemente croccante e di colore scuro, segno di una perfetta reazione di Maillard. Ma questa reazione sarà ancora più evidente quando assaggeremo la carne, grazie al gusto inequivocabile che gli avrà dato. E continuando ad affettare, confermiamo la stessa cottura, la stessa morbidezza e lo stesso colore in ogni punto della bistecca. Per completare il piatto vogliamo affiancargli delle patate tagliate grossolane con buccia. E per assaporarle nel modo giusto, vogliamo affiancargli la salsa tomato chili dip del nostro partner Magnus. È una salsa gourmet speziata e lievemente piccante. Vi assicuriamo, davvero una goduria al palato. E per completare l'opera vogliamo abbinargli un vino che esalti tutti i sapori del piatto che abbiamo preparato. E ci aiuta il nostro partner, la Tenuta Settenne. Ci propone infatti il suo fantastico Merlot. Apriamo la bottiglia e subito sentiamo il suo profumo strutturato. Siamo in presenza di un vino di eccellenza, caratteristico del Veneto e in particolare della zona trevigiana. Per il suo colore rosso rubino intenso con riflessi violacei. Al naso ricorda i frutti di bosco selvatici, la violetta e la prugna. Al palato si presenta morbido con tannini eleganti e con retrogusto fruttato. Insomma, l'abbinamento ideale per un piatto di carne così importante. E buon appetito dai Sud Urban Grill! Ingredienti: fiorentina di chianina, 1,5 kg, olio extravergine di oliva, gemme di sale Maldon, Rub Denecue Magic Dust, paprika dolce, sale, zucchero integrale di canna, senape, aglio, cumino di Malta, pepe nero, peperoncino.